Robinson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati con la nostra carriera con il Fulham. Fulham che è lì, secondo in FL Championship, come vedete dietro gli Wolves, davanti all'Aston Villa che tra l'altro contro cui giocheremo in questo episodio. Adesso vi faccio vedere che è arrivata una mail molto importante. Prima di andare a vedere le 4 partite di oggi, è arrivata un'offerta di trasferimento di Aite, 2,8 milioni, non sono pochi. Noi adesso andremo a trattare perché dobbiamo cedere, ve lo ricordo. 2,8 si avvicina molto alla sua valutazione, la clausola rescissoria è di 6,1 milioni. Lo so, è contento, però è un giocatore non titolare che non utilizzo molto, quindi io la tratto, non voglio alzarla troppo, ragazzi. Voglio arrivare proprio giusto giusto al suo valore di mercato, quello che è secondo me il suo valore di mercato. No, Benitez, ragazzi, è inamovibile, cioè a parte che è troppo grosso per muoverlo, ma è veramente inamovibile. Ancora con Benitez dobbiamo trattare. Facciamo 2,950, dai, mi abbasso tantissimo. Avanzo offerta, 2,950. Benitez, non rompere le scatole, 100.000 euro in più. Ok, ok, affare fatto, va bene. Gli ho spillato quei 100.000 euro in più a Benitez, va più che bene. Adesso vediamo se raggiungono un accordo e poi probabilmente se ne andrà via a giugno. Però sono soldi che ci arriveranno a giugno ed è importante. Quindi andiamo avanti alla prossima partita contro il Nottingham Forest e vediamo un pochino quale giocarci, perché abbiamo 4 partite, faccio vedere, contro Nottingham Forest, Bolton, Aston Villa e il Bristol. Quindi se andiamo a vedere nel tabellone, l'Aston Villa ce lo giochiamo per forza perché è terza, è lì. Poi abbiamo Nottingham Forest che è decimo, quindi direi di giocarcela, il Bristol 15esimo e poi abbiamo il Bolton che è 19esimo, quindi in teoria dovremmo giocarci tutte tranne quelle quella col Bolton. Quindi andiamo con Nottingham Forest, vai con la prima. Scendiamo in campo in questa formazione, Kebano, Fonte, Clivert che diventò un 76, Gomes che è diventato un 70, De Jong, McDonald, Sessegnon, De Jong 74, l'altro Tuanzebe, Rim, Odoi, Drommel. Super formazione, i nostri giovani stanno crescendo benissimo. In panchina mi sono portato Robinson, così se lo facciamo giocare è la prima delle 5 partite post aumento di 10 di valutazione, quindi andremo tra 5 partite di Robinson a fare il primo obiettivo per i giovani. Ho visto subito il filtrante per Kebano, Kebano rientra dentro, buono per Fonte, il tiro a giro di Fonte, subito Fonte, l'1-0 dopo poco più di 3 minuti, andiamo in vantaggio noi, grande Fonte, che giocatore. Non mi aspettavo segnasse da quella posizione sto ragazzo. Come diavolo ha fatto? Ma chi è? Cristiano Ronaldo nemmeno. Chi diavolo è questo? Buono Clivert, il driven shot fuori di poco. Siamo ancora in partita, 1-1, dobbiamo recuperare. Dai. Buono Doi, rientra bene Doi. Vede l'inserimento di Gomes, lo serve bene. Gomes col tiro! Grandissimo Gomes, 2-1 al 41esimo, una grandissima azione, un grandissimo inserimento, ragazzi. Guardate qui che inserimento di Gomes, lo Doi lo vede bene e di prima Gomes punisce e fa il 2-1. C'è un angolo importante qui, palla in mezzo a cercare la testa di qualcuno, no, di nessuno, un avversario che prova a fare ripartire l'azione, ma finisce qua il primo tempo sul 2-1, siamo in vantaggio. Buono così, nonostante quel gol incredibile di Mekhi, siamo in vantaggio. Buono qui il tacco di Gomes per Frankie De Jong, il driven shot e c'è il 3-1, grandissima azione. Ancora Gomes, ragazzi, ha dei colpi assurdi sto ragazzo. Guardate qui Gomes, con tranquillità di tacco per Frankie che l'appoggia dentro e fa il 3-1, assurdo. Attenzione, ancora Nottingham, la parata di Drommel, ne approfitto per fare dei cambi visto che mancano 15 minuti. Vedrei De Jong che è stanco, metto il nostro Robinson e poi leverei anche Clivert, metterei Mollo, sì. Ancora Kebano per Gomes, Gomes può andare, il tiro di Gomes a incrociare. Mamma mia, vicino al 4-1, ancora Kebano, poggia dietro per Robinson. Robinson se ne va così. Robinson prova a fare l'azione in singolo. Vabbè, il nostro ragazzo comunque ha del talento da vendere. Finisce la partita sul 3-1. Altra vittoria importantissima per il campionato.
stiamo in un periodo di forma incredibile. Questa volta abbiamo subito qualche tiro rispetto allo scorso episodio che non seguivamo proprio. Quindi andiamo avanti, 3 punti importantissimi. I Wolves vincono 4-0, guardiamo qui l'Aston Villa vince pure tosta, però siamo lì sempre a un punto dagli Wolves che deve però recuperare una partita, 2 punti avanti l'Aston Villa che però deve recuperare una partita, 75 di valutazione però ottimo, quindi io direi di fare gli allenamenti, sempre il nostro Robinson lo posso anche levare in teoria ma per il momento lo lascio, Kluivert lo voglio far diventare un 80, deve diventare fortissimo, anche Gomez deve crescere perché è ancora un 70 però è giovanissimo e può farlo. Buono così, anche se una F di Robinson, insomma, un po' deludente, una D, una F. E avanziamo, quindi. Ok, abbiamo venduto ai te per 2.950.000, rimette a disposizione 2.200.000 per il mercato, quindi si dovrebbe un pochino risanare il debito, spero. Che abbiamo detto simuleremo, quindi lascio la formazione titolare, tanto si dovrebbe essere riposati, c'è stata una settimana di tempo. Drommel, Fredericks, Kalash, Tuanzebe, Sessegnon, Carney, De Jong, Davis, Kluivert, Fonte, Kebano, un'ottima formazione, può fare più che bene, quindi guardiamo contro il Bolton cosa facciamo. Intanto Kluivert subito dopo 2 minuti fa l'1-0 fuori casa, non è facile, però ve l'ho detto, una ce la dobbiamo simulare perché sennò non finisce più sta stagione, solo una, anzi se c'è anche il turno di coppa simuliamo pure quello. Vela, che non penso sia Carlos Vela del Bolton, fa l'1-1, quindi siamo in parità, speriamo di spuntarla all'ultimo magari con un bel gollettino. Dai, Tuanzebe, grandissimo Tuanzebe all'83esimo, il nostro difensore centrale fa il 2-1 e porta a casa questi 3 punti, meno male perché un punto ci stava un po' stretto e rischiavamo di perdere il treno. Siamo primi in campionato, i Wolves devono recuperare ancora una partita, può andare al massimo un punto sopra l'Aston Villa, 2, quindi anche l'Aston Villa può andare al massimo un punto sopra, tra l'altro l'Aston Villa prossimo avversario. Andiamo a fare anche altri allenamenti, sì alleniamo tutti veramente. Robinson voglio farlo crescere ancora per poi magari cederlo in prestito la prossima stagione. Drommel diventa un 72 grazie a una grandissimo Drommel, sta salendo tantissimo, abbiamo preso che era un 69 se non erro, è già salito di 3, quindi avanziamo, guardiamo un pochino l'ufficio, non stiamo seguendo i piani dal punto di vista del profilo economico, lo so bene, frezza stampa io la schippo, non mi interessa, andiamo a giocare questa partita contro l'Aston Villa, importantissimo. Ok, contro l'Aston Villa scenderemo con questo nostro classico 4-3-4 offensivo con Mollo, Fonte, Kluivert, Davis, Sissé, Carney, Suarez, Tuanzebe, Kalash, Odoi, Drommel. Una formazione molto buona secondo me, che può fare male a questo Aston Villa che vi ricordo è terzo in campionato, anzi potrebbe andare primo in caso in cui vincesse le due partite da recuperare, quindi dobbiamo fermarlo, è importante vincere oggi. Vi faccio vedere anche l'Aston Villa che come scende in campo, scende con un 4-4-2 classico con Koja, McCormack, l'attacco è veramente forte, Bjarnason, Whelan, Jedinak, Adoma, anche il centrocampo forte, Taylor, Chester, Elfick, El Mohamadi, Johnston, pure la difesa non è male ma soprattutto attacco e centrocampo è veramente tosto da battere. Noi però scendiamo in campo con una formazione altrettanto forte, possiamo fare bene, lo sappiamo, siamo il Fulham, non abbiamo paura di nessuno. Partiamo subito con Kluivert. Kluivert rientra. Kluivert alla grande. La palla in mezzo per Sissé. L'1-0 immediato del Fulham alla prima azione. Sissé raccoglie un ottimo passaggio in mezzo di Kluivert. Che ragazzi, è incredibile sto ragazzo. È incredibile. Guardate qui come rientra bene. Passaggio perfetto. Sissé di prima col mancino. È bravo a trovare l'angolino più lontano e fa l'1-0. Assurdo. Ora Davis la palla per Sissé. Perde palla, Sissé, attenzione qui all'avanzata, Kalash perde l'uomo, deve recuperare Kalash, forse c'è fallo, no, è regolare, bravissimo Kalash che poi si appoggia a Drommel con qualche pericolo, buona la chiusura qui di Kalash proprio all'ultimo, un po' pericolosa. Carne allarga per Odoi, Odoi cerca Kluivert, Kluivert ottimo, ancora Kluivert, può buttarla in mezzo, non c'è il tap-in di Mollo, peccato. Finisce qua il primo tempo, siamo in vantaggio, 1-0, non è un gran vantaggio, però contro Aston Villa è importante esserci. Per il momento lasciare la squadra così, anche se c'è qualcuno un po' stanco, soprattutto Kluivert, ma lo devo far giocare perché è troppo importante, è fondamentale il nostro ragazzino olandese. Buono qui, c'è Davis che lancia Mollo, Mollo è lanciato in aria, dai Mollo, prova il tiro, Mollo! Bel tiro,
simile a quello di Mekhi. Attenzione, tiro deviato, il palo. Assurdo, non poteva fare gol così la Aston Villa, sarebbe stato veramente immeritato. Qui Davis lancia benissimo, mollo che ci deve arrivare, non ci arriva, peccato. Buono Davis, vede Kluivert, è stanco ma deve fare quest'ultima azione, poi lo tolgo, te lo giuro. Palla in mezzo per Davis, il tiro è fuori, troppo messo, ti tolgo Kluivert, è stanchissimo. Io metterei qui Gomes, perché, anzi no, Camara, dai, Camara, e poi voglio mettere Robinson, perché per me è importante farlo giocare, posto di carne, che è quello più stanco, anche se pure mollo, è stanchissimo, quindi io lo leverei e metterei al suo posto Gomes, che lo può fare, vero, l'ala? Sì, può fare l'ala, quindi proverei Gomes come ala, facciamo questo tentativo. Gomes lancia lungo Davis, bellissimo il lancio, aggancia bene Davis, prova il cross sul secondo palo, arriva Camara! E c'è il calcio d'angolo. Che azione del Fulham. Palla in mezzo a cercare magari la testa di Fonte. No, è troppo sul portiere. Palla ancora nostra, proviamo a rimetterla in mezzo. Dai, dai, manca un minuto allo scadere, giochiamocelo tutto. Attenzione che la Aston Villa che però sbaglia. Sissé, Sissé recupera palla. Sissé, ancora lui, l'uomo di questa partita, insieme a Kluivert ovviamente. Davis, si ferma Davis, ancora lui. Perde palla, ma deve fischiare. Adesso l'arbitro lo fa. 1-0, grandissima vittoria contro l'Aston Villa, fondamentale per mantenere la vetta del campionato, anche se dipende anche dagli Wolves che perdono contro l'Ipswich fuori casa. E allora ragazzi, siamo primi, siamo matematicamente primi, non ovviamente a fine campionato perché mancano grandissime partite, però almeno per adesso con i recuperi siamo primi, 80 di valutazione, ottimo così. E adesso abbiamo lo Watford in coppa che andrei a simulare e poi ci giochiamo l'ultima di oggi. Ok, ci siamo, non sarà facile contro Watford, probabilmente usciremo anche perché non ho potuto mettere la formazione titolare visto che avevamo molti giocatori stanchi. Quindi Drommel, Fredericks, Rim, Jalot, Sessegnon, McDonald, De Jong, Gomes, Camara, Aite, Kebano proveranno a portare a casa un risultato molto difficile. In FA Cup contro il Watford fuori casa, Pereira subito l'1-0. Vabbè ragazzi, Pereira, Dini, Carillo, Cabasele, Carnesis in porta, Blint addirittura preso dall'United, insomma una formazione ottima. Quello dello Watford raddoppia ancora Pereira, Robertino Pereira, fa il 2-0 e probabilmente usciremo qui dall'FA Cup, ma era ovvio, cioè non potevamo andare più di tanto avanti, anche perché Watford, squadra di Premier League, ci giocheremo il prossimo anno, magari con la formazione titolare potremmo fare bene, però per il momento non era tra i nostri obiettivi, ma va benissimo così. Non caliamo infatti di valutazione. Io direi di far crescere ancora i nostri ragazzi con gli allenamenti. Drommel è già un 72, veramente eccezionale. Kluivert si avvicina al 77, prende una C, non è abbastanza per arrivarci, però piano piano ci arriverà anche lui. Quindi andiamo all'ultima partita di oggi contro il Bristol e speriamo di fare bene. Ok, fuori casa contro il Bristol City andremo a giocare una formazione forte ragazzi. Mollo, Fonte, Kluivert, Davis, Sissé, Carney, Suarez, Tuanzebe, Kalash, Odoi, Drommel in porta. Bravo Tuanzebe, bravissimo. Fa ripartire l'azione da Mollo per Davis, ancora per Fonte. C'è di là Kluivert, prova a servirlo ma è praticamente un passaggio al portiere. Finisce qua il primo tempo sullo 0-0, partita abbastanza chiusa, non facile per il nostro Fulham che sta trovando per la prima volta in questo episodio delle difficoltà. Probabilmente lascerei così la formazione, ma dobbiamo sbloccarla. Buona carne, allarga di là per Kluivert, prova il tiro, Kluivert! La sblocca lui dal nulla al 65esimo, il nostro olandese. Ma cosa sta facendo sto ragazzo? Che partite sta giocando, che gol! Incredibile, 1-0. Buono la palla per Fonte. Lotta Fonte. C'è l'intervento da dietro, lo salta ancora Fonte. La palla in mezzo per Davis. Non c'è rigore. Rischiato qui il Bristol, eh. Siamo al 74esimo. C'è un corner per il Bristol, ma io farei i miei cambi. Con leverei Sissé, Kluivert e Moll. Essenzialmente metterei Robinson, che deve giocare, lo sapete. Purtroppo devo mettere Kebano e Camara, che sono gli unici esterni d'attacco che abbiamo in panchina, e quindi li dobbiamo mettere anche se sono un po' stanchi. Davis tra l'altro si è un po' fatto male, però per il momento lo lascerei in campo perché mi serve.
Sissé, serve Davis, ancora cercare Sissé, il rimpallo, il filtrante per Camara, ottimo, ottimo filtrante di fonte per Camara che prova il driven shot, ancora fuori, a due dalla fine, attenzione, probabilmente l'ultima occasione per il Bristol, c'è il fuorigioco però, quindi non dovremmo avere più problemi, dovrebbe fischiare a breve l'arbitro, un altro 1-0 tra l'altro, ma va bene ragazzi, va più che bene. Altro 2-0 quello l'Aston Villa anche contro il Bristol dopo l'uscita dall'FA Cup, ma non è un problema, anzi contro lo Watford ci stava. Partita veramente chiusa, 3 tiri, il Fulham 1 al Bristol, vinciamo 1-0, va benissimo. Aston Villa vince 3-0 in casa col Preston e gli Wolves che non hanno giocato, quindi devono ancora recuperare. Vediamo un pochino come siamo messi in campionato, ma non ci dovrebbe essere problemi, 81 aggiornamento della rotazione, ottimo. Siamo a più 5 sull'Aston Villa e più 8 sugli Wolves, entrambi una partita in meno, quindi almeno più 2 e più 5. E tra l'altro la prossima partita è proprio contro gli Wolves, che giocheremo nel prossimo episodio. Intanto andiamo a vedere l'infortunio per 3 settimane di Tom Davis. Peccato, non lo potremo utilizzare per 3 settimane. Il nostro profitto, ragazzi, è ancora sotto di 10 milioni. Non so come fare assolutamente. Per quanto riguarda la crescita giovani, dobbiamo schierare per 5 partite Robinson, ma l'abbiamo già schierato per 2 o 3 almeno, quindi anche perché non deve essere per forza titolare. E poi dobbiamo ingaggiare un altro giovane che adesso vi faccio vedere, dovrebbe essere uno di questi due, aspettiamo che li segua un pochino più da vicino e poi prenderemo il migliore dei due. Io ragazzi vi invito a lasciare un mi piace, cerchiamo di arrivare a 150 mi piace anche per questo episodio, iscrivervi al canale se non l'avete fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. With a left foot, pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot.